Buongiorno a tutti e ben ritrovati alla nostra rassegna stampa di notizie positive sulla Russia in lingua italiana. Come sempre vi invitiamo a guardare il video fino in fondo, a mettere like e a lasciare un commento. Siamo ospiti del bellissimo Hotel Star qui a Cesenatico, cittadina storica sulla riviera adriatica, il cui porto venne progettato e costruito da Leonardo da Vinci. Una volta tornato in Italia ho ritrovato questi quotidiani, come questo che non vado a nominare, che ci insegnano quali sono i nemici del mondo civilizzato. C'è sempre il buon vecchio Iran, la buona vecchia Corea del Nord, ora c'è il Venezuela che va molto di moda e naturalmente anche la Russia con la sfida cyber della Russia all'Occidente. Vi invitiamo ad ascoltare anche altre campane, magari quella di chi vive e lavora in Russia. Sull'aereo per Milano ho trovato questa notizia, come vedete ci informiamo sempre da fonti di prima mano ed è il primo passo verso la moneta unica, la valuta unica. Non è una valuta unica come noi la intendiamo, cioè l'euro, è qualcosa di più simile a quello che era l'ECU per la comunità europea negli anni 70 e 80, quindi l'Unione Economica Eurasiatica, cioè Russia, Kazakistan, Bielorussia, Kirghizistan e Armenia, vorrebbe creare una valuta per regolare i conti commerciali fra gli stati. Potrebbe essere un embrione di una futura moneta unica, ma senz'altro, a mio modestissimo parere, qualcosa che non ha nulla a che vedere con la vecchia Unione Sovietica. Poi, tre notizie relativamente che riguardano la produzione alimentare in Russia. Quello che andiamo dicendo ormai da molto tempo è questo: l'Occidente, parola comunque estremamente abusata, si illudeva di affamare la Russia con le sanzioni. Invece gli investimenti, sia a livello statale che privato, sono stati nel senso di sfruttare l'enorme potenziale produttivo alimentare della Russia. Le notizie riguardano nomi già ampiamente citati da noi, in questo caso Magnit, che è protagonista di un'espansione veramente notevole negli ultimi 3 o 4 anni, che ha fatto richiesta ufficiale all'ufficio antimonopolistico russo di poter acquisire un'azienda nella regione di Lipetsk per aumentare la produzione agricola per la sua stessa filiera, quindi direttamente dalla terra allo scaffale, che per fornire altri produttori, in questo caso quello delle patatine Lay's, che sono molto popolari in Russia. Altro nome da noi citato è Miratorg, la holding agroalimentare, specialmente nell'allevamento e nella produzione di carne suina e bovina, che va a investire 400 milioni di euro per aprire fattorie nelle quali ospitare mucche per fare latte e poi forse anche formaggio. E anche qui un nuovo rafforzamento della filiera produttiva di questo colosso. E infine andiamo a citare Cerkisova, un'altra holding agroalimentare che in questo caso parte dalla produzione di mangimi fino all'allevamento e alla macellazione di carni, che apre impianti produttivi, o meglio dire di allevamento e di produzione di carni, a Lipetsk e a Penza. Qui ci interessa ribadire come al di fuori di Mosca la crescita economica sia veramente notevole, la regione di Lipetsk già citata sia per la produzione agricola che per quella industriale. Quindi Mosca resta sempre la capitale economica, ma anche al di fuori di essa, quantomeno nella Russia europea, c'è un interessantissimo sviluppo. Ora, mentre sorseggio un Cinar, il quale sono goloso e che mi mancava molto in Russia, vi auguro buon proseguimento di vacanza o di lavoro per chi è rimasto a lavorare. Grazie mille, mettete like, arrivederci, da Svidaniya.